Sentite? Abbiamo una partenza, forse il primo di giugno. Il primo di giugno abbiamo una partenza leggermente in difficoltà, in salita. Poi mi fate un segno se posso continuare a parlare o se sto facendo il pesce nell'acquario. Ci siamo? Ok. Allora, ripartiamo da capo. Buongiorno, benvenuti, bentrovati a questo nuovo appuntamento con il filo diretto. Oggi è il primo giugno, abbiamo avuto una partenza un po' esitante, vi chiediamo scusa per questo, qualche problema tecnico. Se volete partecipare a questo programma, io sono qui per i prossimi 25 minuti, il numero è 031 23 10 92. E naturalmente uno spazio a vostra disposizione per esprimere le vostre opinioni su diverse cose che naturalmente ci sono in questo momento o sulle prime pagine dei giornali, o insomma qualcosa a cui tenete o qualcosa che volete segnalare in particolare. Vi chiedo, come sempre, di non esprimere pareri e posizioni politiche in questo periodo perché siamo in par condicio. E quindi sarebbe meglio evitare di farci incorrere in qualche richiamo ufficiale dalle poste o diciamo dall'agenzia che si occupa di controllare i programmi televisivi se esprimiamo. Sento delle voci ma non capisco quello che dicono e non so se abbiamo delle telefonate in corso, se i telefoni sono liberi, se non sono liberi o quello che succede. Se mi date qualche comunicazione del caso, io riesco a capire. Allora, dicevamo, sono molti gli argomenti, naturalmente sia quelli di cronaca che quelli di colore. Ci sono delle cose positive che stanno per avvenire, per esempio, dal mio punto di vista sembra sia molto interessante l'appuntamento di venerdì quando inizierà il circuito Bordino ad Alessandria. Sarà un'occasione per vedere delle auto d'epoca molto belle. Venerdì pomeriggio ad Alessandria, poi ci saranno, andranno in giro per la città, poi si sposteranno fuori città e torneranno anche domenica mattina. Avremo anche un servizio nel telegiornale, avremo modo di parlarne. Naturalmente ci sarà qualche difficoltà per il traffico ed è meglio tenerlo presente. Sentiamo la prima telefonata, pronto? Buongiorno signor Vinci, chiamo da Alessandria. Buongiorno. Volevo riferirmi un po' a quello che si è parlato ieri nella vostra trasmissione di quella ragazza che gli ha dato fuoco, no? E ho visto che fra un po' la colpa è di quelli che non si sono fermati vedendola fare, di quello là che gli ha dato fuoco non se ne parla neanche. Allora, tanti dicono che si vede le cose e non si interviene. Io non so se lei ha mai provato a essere testimone di qualcosa e dover andare poi a testimoniare, magari dopo un anno, 6 mesi, chiamato 2 o 3 volte in questura, chiedere il permesso a lavorare per poterci andare. La gente dice, quando tu hai fatto una testimonianza e l'hai scritta, basta, non devi più essere chiamato 2 o 3 volte o 4 perché gli è rimandato il processo. Questo glielo dico per esperienza personale. Perciò se io vedo qualche cosa, mi giro dall'altra parte, non sarà diciamo, un modo civile, però è per evitare tante grane. Grazie, signor Vinci, Grazie a buongiorno. lei, buongiorno. Io sono esattamente della stessa opinione. Per quanto sia drammatico tutto quello che è successo e per quanto ci sia da fare delle differenze, cioè quando succede qualcosa di molto grave, allora bisogna forse mettere da parte questo, come posso dire, fastidio dell'essere citati. Il problema è che in Italia non si può essere testimoni di niente, ma proprio di niente, perché in tutti i casi si verrà citati, si verrà chiamati a testimoniare, per dire, se a me è successo recentemente che per motivi di lavoro ho sentito l'opinione di un politico, sono stato testimone di una vicenda
che aveva a che fare un po' dalla cronaca e dalla politica, ho cominciato a ricevere delle telefonate, delle lettere degli avvocati che mi chiedevano di andare a testimoniare in tribunale e me l'hanno chiesto 3 volte, una cosa di cui io non sapevo assolutamente niente, di cui ero stato semplicemente cronista. Ma questa rottura, questo fastidio, anche nel non capire che ruolo avrei potuto avere, mi ha da qualche punto di vista allontanato dalla voglia, dal mio senso civico di alzare il telefono e di chiamare. In alcune situazioni siamo tutti testimoni di qualcosa che non va bene. Che so io, magari c'è quello che sta facendo durante la notte, mentre torniamo a casa, qualcosa che non è esattamente chiaro, ma l'ultima cosa che mi viene in mente in quel momento è di chiamare la polizia, perché sennò ne avrò una rottura di scatole micidiale per i prossimi 20 anni. Certo è che se cambiassero le leggi su questa cosa, se fosse garantito l'anonimato a chi chiama, se fosse comunque disturbato l'eventuale testimone soltanto quando si rende veramente necessaria la sua testimonianza, allora tutto sarebbe molto più semplice, non perché uno ha deciso di citare come testimone quel tipo che non ne sa proprio assolutamente niente. Altra cosa sono le vicende molto gravi come queste. Ecco, davanti a vicende molto gravi come queste, forse girare la testa dall'altra parte è veramente non compensato dal disturbo che se ne può avere. Altra cosa ancora è che quando succede qualcosa mi dicono non fermarti, non soffermarti, niente curiosi, andate avanti, no? Se succede in autostrada o da qualche altra parte, andate avanti, non siate curiosi, e tu cosa ne sai se quello prima ha chiamato o chiamerà quello dopo? E allora ti estranei un po' dalla situazione. Io dico, il problema sta nel fatto che troppe volte diventa poi un problema di chi è stato testimone. Sentiamo la telefonata, pronto? Buongiorno. Buongiorno. Senta, io vorrei intervenire, sono un abitante della circoscrizione sud, sì, sulla questione della rotonda fondo a cavalcavia. Sì. Prego. Un'osservazione volevo fare solo questa. Sì. Che non succeda come quella rotonda di Spinetta, che quelli di Tortona non riescono più a entrare in Alessandria. Io penso che succeda anche in basso alla cavalcavia la medesima questione, perché arrivando in fondo alla cavalcavia, arrivando da sud, dobbiamo dare precedenza a quelli della stazione. Perciò lì dalla stazione sarà un flusso continuo, dal cavalcavia non riusciremo più a metterci sullo spalto. Lei cosa ne pensa? Beh, guardi, anch'io penso che le rotonde molte volte non risolvono il problema, ma quando non sono progettate nella maniera giusta, quando non sono fatte nella maniera giusta, faccio un esempio. Quando è stata fatta la rotonda al Ponte Tiziano davanti al liceo scientifico, tutto il mondo si è ribellato, tutti, compreso il sottoscritto, ci siamo opposti perché non capivamo il funzionamento, perché prima ne avevano chiuso metà. Però mi scusi, prego. Quella del Ponte Tiziano ha un ingresso da sinistra molto inferiore di quello che sarà quello della stazione. Sì, no, ma questo... E quello è il problema, perché a Tortona, della Spinetta, succede il medesimo problema. Se lei va giù alle 4:30, alle 5, da Tortona non riesce più a entrare in Alessandria, e c'è la coda fino al cavalcavia, che è distante quasi 2 chilometri. Certo. Ho paura, la mia preoccupazione, che sul cavalcavia succeda la medesima cosa. Guardi, perché c'è un flusso troppo continuo dalla stazione. No, ma su questo ha ragione. Cioè, io mi ricordo che ero un ragazzino, c'erano delle code di automobili. Ancora che, adesso che c'è il semaforo, sì, ci sono code. Ma all'epoca partivano da oltre, dove adesso c'è McDonald's, per andare verso il Cristo, o di qua partivano da via Astuti, sì, per sì, arrivare verso la stazione e andare verso il Cristo. Cioè, c'è stato quel ponte. 2 o 3 giorni fa c'è stata la coda fino al... dove c'è l'albergo, l'altra rotonda che c'è, certo, in via 27. All'Hotel Londra, sì. L'Hotel Londra, sì. No, in effetti... La preoccupazione nostra di Alessandria Sud è solo quella. Lo so, ma... A parte che avremo una seconda strada alternativa, fare il sottopasso, sì, di via Mario Maggioli.
però, no, però io voglio sperare che gli ingegneri del traffico che stanno studiando ci abbiano pensato bene, perché sennò lì viene fuori un pasticcio di dimensioni oceaniche. Esatto. No, grazie per la segnalazione, condivido. Grazie a voi. Grazie a lei. Condivido il timore, perché poi io sulle rotonde di cose da dire ce ne avrei molte. Su come sono state progettate, sulla questione di sicurezza, sulla mancanza della manutenzione del verde o qualche volta perché non viene messo in evidenza attraverso una segnaletica orizzontale o dei colori particolarmente evidenti la strettoia che si è venuta a creare, che è stata creata artificialmente per limitare il flusso delle macchine. Questo per esempio è quello che succede all'altezza di via Don Bosco, dove c'è l'AMAG, eccetera eccetera. C'è questa strettoia che di sera, ragazzi, se uno arriva in moto difficilmente riesce a vederla improvvisamente, perché il punto dove c'è il restringimento non è illuminato e non è neanche segnalato da vernice fluorescente che insomma avverte immediatamente chi sta arrivando in moto, in macchina, che lì c'è un ostacolo, per quanto sia basso il gradino, però diventa un pericolo. E così come ritengo che invece ci siamo sbagliati tutti clamorosamente sulla rotonda davanti al liceo scientifico Galilei, perché ha risolto un mare di problemi. Sicuramente sono da progettare nella maniera giusta, perché se la rotonda non viene messa perfettamente al centro in modo da rendere uguale l'ingresso da tutte le parti, ma privilegia solo una parte, allora è finita, allora non ci immettiamo mai più. Sentiamo un'altra telefonata, pronto? Pronto, buongiorno signor Vinci, sono Manuel. Buongiorno Manuel. Buon lavoro e buona giornata a lei. Grazie, grazie. A lei e tutta la redazione. Sì, grazie. Allora, sono intervenuto perché su quello che ho sentito prima, del signore che ha telefonato prima. Allora, sì, precisando che viva la sincerità sempre e comunque, cioè preferisco le persone che dicono la verità pur andando controcorrente o non essendo poi simpatici agli altri, piuttosto che quelli che per piacere a tutti dicono le cose in base alla convenienza. Però detto questo, sono rimango un po' sbigottito da questa totale assenza di attenzioni verso gli altri. Allora, le spiego. Sul fatto della ragazza morta, tutto di così. Ora, non arriviamo a dire che è colpa di chi non si è fermato. Attenzione, perché poi è facile con le parole giocarci. Però sicuramente quelli che non si sono fermati sono diventati complici di quello che è successo. E le spiego perché, signor Vinci. Perché se siamo tutti così stolti, io dico questo termine perché metto in mezzo tutti, anche me stesso se non lo facessi in quel caso, siamo così tutti stolti da guardare solo a casa nostra, solo le cose che ci fanno comodo, solo intervenire nel momento che ci toccano le cose andranno sempre peggio. Io dico, fare del bene, ok, non è un obbligo, ok, uno se lo sente o non se lo sente, nessuno deve essere supereroe, ok, però io faccio una domanda, le faccio anche una domanda. Allora, magari chiamare quelli lì che avessero chiamato la polizia e i carabinieri, magari non sarebbe servito perché arrivavano in ritardo, ok? Se tu passi in macchina, vedi una ragazza che ti fa dei segni, cioè disperata, comunque cosa di così, io dico, cosa ti costa fermarti, la carichi in macchina, la porti al sicuro mentre ti fai spiegare la situazione, la porti dai carabinieri. E così, cioè, non mi sembra una cosa talmente da supereroe che rischi la vita. Ci vuole, sa cosa? Il fatto che quando ci tocca in prima persona, che fosse stata la nostra sorella, la nostra fidanzata, la nostra mamma, o quello che sia, allora, e non fosse successa la stessa cosa, cosa diremmo adesso? Ah, maledetti quelli che non sono intervenuti. No, non si ragiona così. Io le dico per esperienza personale, io sono intervenuto una volta in aiuto di una ragazza che era in difficoltà con un signore che gli stava mettendo le mani addosso anche di brutto. Io non ho voluto fare il supereroe, però non me la sono sentita di fare come tanti, girarmi dall'altra parte e fare finta di niente. Non ho pensato a cosa potevo rischiare, ho pensato a fare del bene, perché questa è la mia indole. Grazie, buongiorno. Grazie, grazie Manuel. Ma su questo siamo assolutamente d'accordo. Il problema
quando è un problema serio, un problema grave, allora non ci sono attenuanti, non ci sono disturbi di privacy o di quiete o di, che so io, voglia di essere di stanno di fuori. Quando il problema è serio e grave bisogna intervenire, ma lo richiederebbe il mio spirito, lo richiederebbe la mia anima di intervenire, perché 5 metri dopo mi sentirei così in colpa da non dormire per i prossimi 5 anni. No, il problema di cui stiamo parlando adesso è prima di tutto che si sta pompando troppo questo fatto che 2 motociclisti non hanno visto la cosa. Secondo, ci sono state occasioni molto importanti del tipo aggressioni in un autobus, i clienti terrorizzati da 5 persone che aggrediscono 2 ragazzi dentro un autobus. L'autista non interviene, l'autista, essendo responsabile della cosa, viene accusato di, non dico omissione di soccorso, ma di non aver tentato di sedare la rissa. Questi 2 ragazzi giovani sono stati mandati in ospedale, fatti praticamente a pezzettini, uno ha rischiato la vita, non so se poi è riuscito a sopravvivere o no, da quegli altri 5 ragazzi. Allora, metterci nelle condizioni di fare gli eroi, perché se l'autista si fosse mai alzato sarebbe venuto fuori un pandemonio e ci sarebbe andato anche lui di mezzo. Forse sarebbe meglio cambiare qualche legge in modo da rendere anche il nostro paese abbastanza evoluto da poter proteggere l'autista con tanto di, che so io, schermatura o di gabbia che lo protegge da eventuali aggressioni, con un radio collegamento con la sede o con la polizia o con chi vogliamo, e che possa chiamare aiuto a tutela di chi c'era lì dentro. Garantire che il nome di quell'autista non sarà citato nelle cose, diciamo, nelle pratiche in tribunale quando arresteranno quei 5, perché sennò l'autista può essere poi oggetto di ritorsione e cose di questo genere. Deve essere garantito l'anonimato, insomma, deve essere garantito l'anonimato di chiunque chiami. E comunque questa storia di questi ragazzi che hanno detto sì, io sono passato ma non me ne sono reso conto, mi sembra che adesso stiamo colpevolizzando di più questi 2 ragazzi che sono passati, che hanno detto ma io veramente non mi sono reso conto, ho visto delle fiamme ma non ho capito, poi la storia fino in fondo non la sappiamo. Ecco, che adesso facciamo processo a questi 2 ragazzi, non quello che ha minacciato, che ha stalkerizzato, che costringe... Voi sapete cos'è una legge sullo stalking? La legge sullo stalking che è intervenuta negli ultimi anni è una legge che vuole tutelare il nostro diritto ad avere una privacy e ad avere una vita normale. Quando c'è un'altra persona che ci condiziona in qualche modo, che ci fa sentire non a nostro agio, minacciati, limitati nella nostra libertà, ecco, allora quella persona deve essere già denunciata, deve essere già incriminata per stalking. Invece questa povera ragazza ha dovuto fare in modo che i messaggi che arrivavano a lei arrivavano contemporaneamente sul telefonino del fidanzatino, stiamo parlando di ragazzi giovanissimi, e che questo pazzo furioso, che sì, l'ha dato fuoco, ma era anche una guardia giurata, quindi con tanto di pistola, e anche qui potremmo aprire un altro capitolo, che quando uno è matto non contano più né pistola né coltelli, ma se uno è matto, l'ha stalkerizzata, l'ha minacciata per un sacco di tempo, e cosa si è fatto? Qualcuno è intervenuto? Ci sono delle leggi in Italia che impongono di intervenire o limitare la libertà di questa persona, mi sembra veramente molto difficile. C'è un foglio che devono passarmi. Vediamo. Ah sì? Ecco, su questa cosa qui. Allora, sui social network, sulle trasmissioni che abbiamo fatto in precedenza, eccetera, eccetera,
Sulle aree verdi arriva adesso una comunicazione dall'ufficio stampa del comune che dice prosegue la manutenzione delle aree verdi nel territorio comunale. Qui c'è il programma degli interventi, ci hanno comunicato tutti gli interventi, il dettaglio delle aree interessate. Quindi facciamo una piccola pausa in quello, dico, nell'area nord Europa Cimiteri c'è piazzale Alba Iulia, c'è Via Vecchio Torino, c'è il cimitero urbano, sia all'interno che all'esterno, e poi ancora, questo curato da Amaghe Ambiente, poi nel centro, nella freschetta, nelle scuole c'è in Corso Teresio Borsalino, in Via Claro, Via Santorre, Via Bramante, Arcobaleno, Rotonda di Spinetta Manica, insomma c'è tutta una serie di interventi che sarà fatto in 4 giorni. Quindi prima del 4 giugno c'è anche la pista, naturalmente, Piazza Boccassi, Piazza Europa, Piazza Balatucci, i giardini della stazione, delle scuole. Abbiamo visto che sulle blatte e su altre cose, appena c'è stata la segnalazione sia in TV che nei network, sono intervenuti con un'ordinanza comunale, quindi dico, segnalate tutto ciò che potete. Comunque, non so se abbiamo l'altra telefonata, o se ci ha salutato, ok, passiamola. Pronto? 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 Sì, buongiorno, da dove buongiorno. Ci chiamo? Buongiorno. Mi scusi. Io chiamo dalla, niente, si immagini, chiamo dalla zona Cristo. Sì. Volevo solo far presente che siccome mia mamma è stata truffata lunedì mattina, ci sono 2 donne che girano per il rione, presentandomi come infermiere per i prelievi del sangue. Ah. Volevo solo far presente di stare attenti a queste persone anziane, dato che si sono presentate di lì, lei aspettando per il prelievo le ha fatte entrare, sì. E quindi abbiamo avuto la truffa, le hanno frugato un po' in casa, diciamo, una persona anziana di 90 anni. Certo. Volevo solo mettere allerta tutti gli altri anziani per quello. Grazie, grazie. Segnalazione molto utile di servizio in tempo reale, questo è quello che dovrebbe avvenire in questo programma ed è lo scopo per cui siamo in onda. Quindi qui noi non chiediamo come si chiama, da dove arriva, il suo numero di telefono. È una segnalazione che vi passiamo, che ci passa la telespettatrice, e se anche voi siete testimoni a proposito di senso civico, di partecipazione, di aiutarci, di essere solidali uno con l'altro nei quartieri in cui viviamo, eccetera, eccetera, queste segnalazioni sono quelle che ci vanno. La zona, abbiamo detto, è quella del Cristo, ma può anche espandersi, quindi in tutta la città state attenti. Un'altra cosa, per esempio, che abbiamo ricevuto, che vedo che è stata duplicata sui social network, che naturalmente pubblicheremo anche noi sui nostri giornali online, è che stanno arrivando delle lettere da studi legali o addirittura dalla Procura della Repubblica in cui vi chiedono di prendere visione di un'infrazione che voi avete fatto. E vi dicono di cliccare sul computer, su questo sito, su questo link, per aprire la pagina dove c'è scritto cosa avete combinato. Bene, non è possibile, è tutto falso. È un virus che è un gruppo di malviventi che attraverso dei virus vuole rubarvi dei dati o impossessarsi del vostro computer e chiedere poi il riscatto per averlo liberato. Sentiamo un'altra telefonata. Pronto? Buongiorno. Buongiorno. Una piccola cosa che volevo chiedere, sì. Non so se lei è presente, comunque altri lo sanno, ci sono 2 rotonde qua in piazza, in fondo a via 20 settembre, una è all'incrocio tra Corso 4 novembre e via Pacinotti, sulla sinistra della chiesa, guardando la chiesa. Sì. Lì ci sono degli alberi alti che tolgono tutta la visuale. Se uno arriva da via Pacinotti, attraversa sulle strisce e dall'altra parte arriva una macchina veloce, difficilmente riesce a schivarla. Come è capitato mercoledì sera, che era buio, non si vedeva niente se non le luci delle macchine, non si vedevano le macchine, poi è spuntata una macchina, non so a che velocità, tuttavia bisognava correre per non essere sotto. Io chiedevo se era possibile abbattere, se non tutte, almeno una parte di quelle piante che oscurano tutto. Grazie. Grazie, grazie a lei. Io sono
per le piante tutta la vita ovunque, ma quando la pianta costituisce un ostacolo e un pericolo per la sicurezza, allora della pianta veramente non mi interessa più tanto. Adesso, come ha segnalato questo telespettatore, questa rotonda in Corso 4 Novembre, come la rotonda in Piazza Mentana, come certe rotonde che improvvisamente in primavera fioriscono, perché in Italia abbiamo pensato che siano come i giardini pubblici le rotonde, in realtà secondo me l'interpretazione dovrebbe essere altro tipo di vegetazione, molto meno evidente, che sia a livello prato o cose di questo genere, e che non interferisca con la visuale e quindi con la sicurezza degli automobilisti. Chi aveva avuto quella bellissima idea delle 500 rose o quant'erano, eccetera eccetera, secondo me non ha avuto un'idea fantastica, almeno io non la condivido per quel motivo. Questi cespugli che poi in primavera prendono il sopravvento, secondo me diventano, oltre che antiestetici, pericolosi. A meno che non dedichiamo una forza precisa, costante, puntuale, settimanale, che vada lì a potare, a mettere a posto, a togliere le foglie, a rendere visibile l'incrocio. Mi sembra un'operazione abbastanza difficile, perché solo a guardare il numero di vie e la manutenzione delle aree verdi che ci ha passato il Comune, che farà in questi 4 giorni, insomma, deve essere già un bell'impegno. Saranno molti i dipendenti che lavoreranno e le macchine che lavoreranno a questo progetto, per cui mi sembra che forse è meglio pensarle prima le cose, soprattutto quando si tratta di nuove cose, e non metterci, che so io, degli alberi secolari nelle rotonde, perché sono contro ogni tipo di cognizione di sicurezza. Siamo arrivati al termine, grazie per l'attenzione, per la partecipazione. Adesso c'è il telegiornale, ci vediamo domani, buona giornata, anzi, dopo domani.